Quali sono i rimedi utili per la cura dell'ipertiroidismo? Ora che ho terminato l'analisi delle cause e dei sintomi, è giunto il momento di parlarti delle cure che considero utili ed efficaci per questo disturbo. Come hai appena avuto modo di appurare, considero l'invasività fisica un fattore negativo in qualsiasi approccio curativo, soprattutto se coinvolge una ghiandola importante come la tiroide. I miei suggerimenti riguardanti le soluzioni per questa patologia si concentreranno quindi soprattutto sui rimedi naturali, in modo da aiutarti a capire quali siano le alternative migliori, non per eradicare il sintomo e stare bene per qualche giorno o qualche mese, ma per agire proprio sulla causa e stare bene definitivamente. La natura offre diverse soluzioni contro l'ipertiroidismo. Come tutte le ghiandole del corpo, anche la tiroide con i suoi ritmi funzionali è profondamente influenzata dalle abitudini quotidiane, dall'alimentazione, dal tipo di vita che si conduce. Molte delle soluzioni che ti elencherò saranno quindi di applicazione non difficile, dal momento che riguardano da vicino l'attenzione a una vita sana. Una delle principali conseguenze di questa patologia è costituita dall'alterazione dei meccanismi metabolici. Un'ottima soluzione naturale per contrastare gli effetti dell'ipertiroidismo e per regolarizzare i processi che dal disturbo vengono alterati consiste in un'attenzione spiccata alle abitudini alimentari. Normalizzare il metabolismo può non essere un processo immediato, ma non è neanche impossibile. Il mio consiglio è di fare tutti i giorni una colazione abbondante, un pranzo medio e una cena frugale, dedicandoti per almeno mezz'ora all'attività fisica, sia essa anche solo il camminare. Dovrai però assumere uno spuntino a metà mattina e uno a metà pomeriggio. Se andrai a letto tardi, cosa che non fa mai bene, dovresti assumere un altro spuntino. L'assunzione di eccessive quantità di iodio rappresenta una delle principali cause di insorgenza di disturbi alla tiroide. Una soluzione per l'ipertiroidismo può essere quindi la diminuzione delle sue quantità. Avrai certamente capito che questo rimedio implica un'attenzione particolare all'alimentazione. Tra i cibi che è meglio evitare ricordiamo i molluschi, il latte vaccino e le alghe brune. L'agopuntura può essere un ottimo rimedio naturale contro l'ipertiroidismo. La medicina tradizionale cinese ha individuato alcuni punti da stimolare per regolarizzare processi vitali come la produzione di ormoni, meccanismo nodale nel buon funzionamento della tiroide. Per risolvere una situazione di ipertiroidismo sono necessarie in media 5-7 sedute di agopuntura. Il mondo dell'erboristeria può essere un alleato davvero prezioso contro i problemi di tiroide. Tra le principali soluzioni naturali all'ipertiroidismo è infatti possibile annoverare la melissa. La sua principale funzione a questo proposito è individuabile nell'inibizione dell'attività della tiriotropina, un ormone che interviene in maniera molto forte nel processo di produzione di T3 e T4. Il consiglio che do spesso ai miei pazienti è quello di ricorrere a questa soluzione sfruttando le potenzialità dell'olio di melissa e massaggiandolo delicatamente sulla fronte in mezzo alle sopracciglia. Un'altra modalità di assunzione molto utile può essere la inalazione tramite fumetti. Tra i rimedi contro l'ipertiroidismo è possibile individuare anche il marrubio d'acqua. Molto probabilmente ne senti parlare per la prima volta in questo video. Il marrubio d'acqua è una pianta il cui estratto è acquistabile in erboristeria. Le sue proprietà benefiche sono diverse e tra queste è possibile individuare anche la regolarizzazione dell'attività tiroidea, grazie all'influenza dei polifenoli e dell'acido clorogenico e litospermico. L'assunzione del marrubio d'acqua come rimedio contro l'ipertiroidismo deve avvenire sotto lo stretto controllo di uno specialista. Vediamo ora qualche consiglio sulla dieta. Come hai avuto modo di riscontrare precedentemente, la dieta svolge un ruolo fondamentale come rimedio per questo disturbo. Ti ho già dato qualche suggerimento in merito, consigliandoti di limitare gli alimenti in cui è presente iodio, e sono pronto ad approfondire con altre indicazioni questo importante argomento. Se vuoi che la dieta sia una tua alleata contro l'ipertiroidismo, ecco qualche altro rapido suggerimento. Riduci i carboidrati più che puoi, anche quelli integrali. Evita alcol e caffè. Limita il consumo di sale, non andare oltre alla misura quotidiana di un cucchiaino. Usa solo quello rosa dell'Himalaya. E elimina il sale iodato. Utilizza come condimento per i cibi crudi solo l'olio di extravergine di oliva biologico e spremuto a freddo. Evita come la peste il pane, anche se integrale. Consuma verdure provenienti dalla famiglia delle crocifere, per esempio broccoli, cavoli, cavolfiori.
preferibilmente poco cotte, in modo da non alterarne le proprietà nutritive. Evita anche di consumare insaccati. Sempre dal mondo delle piante arriva un altro rimedio molto utile contro l'ipertiroidismo. Il ribes nero può svolgere un ruolo molto importante a questo proposito, soprattutto per le sue capacità di contrasto dei fenomeni infiammatori, che, come ho avuto modo di ricordarti precedentemente, sono frequenti nei casi di eccessiva attività a livello tiroideo. Il consiglio che do ai miei pazienti è di acquistare l'estratto e di consumarne 50 gocce ogni mattina dopo averle diluite in acqua. Ora voglio introdurti al mio personale metodo Connectis come rimedio all'ipertiroidismo. Adesso ti dirò che cosa faccio quando tratto un paziente ipertiroideo. Innanzitutto spiego perché la sua tiroide ha dovuto modificarsi per potergli permettere di continuare a vivere. Poi insegno un metodo di stimolazione neurolinfatico-connettivale che può essere imparato in pochi minuti e applicato su se stessi e sugli altri, a qualunque età. Si tratta di una tecnica che riesce a stimolare il tessuto connettivo, da qui il nome del metodo Connectis, in un modo talmente efficace da riuscire a ripristinare la funzione dell'organo che ha smesso di funzionare correttamente, perché è ormai in uno stato infiammatorio cronico. Il metodo che uso è sicuro, non invasivo, efficace, innocuo, naturale, economico, pratico e applicabile a chiunque a qualsiasi età. Si è dimostrato molto efficace anche nei casi di ipotiroidismo in gravidanza. Ti garantisco che è veramente semplice e potrai impararlo anche tu. È sufficiente che tu abbia la curiosità di provarlo e già dalla prima volta ti accorgerai che ti sentirai subito meglio. Questo breve trattamento di 5-10 minuti lo potrai effettuare un paio di volte alla settimana, in qualsiasi momento della giornata, ovunque ti troverai. Non mi resta che invitarti ad imparare il metodo che uso da tanti anni su tutti i miei pazienti. Guarda il video di presentazione del sistema nella parte alta di questo sito, o in fondo, o clicca sul link posto nella descrizione presente su YouTube sotto questo video. Così potrai capire come questo metodo potrà aiutarti a risolvere in via definitiva questo problema. Ti auguro il meglio. Ciao da Antonio Sacchiero.